Non ce l'ha fatta Ettore Palanca, l'elicottero del 118 che stava soccorrendo lo sciatore romano ferito è caduto su un campo da sci dell'Aquilano, 6 le vittime. È una tragedia quella che sta colpendo l'Abruzzo in queste settimane, al terremoto, il freddo e la valanga si aggiunge adesso il disastro dell'elicottero. Subito dopo aver recuperato lo sciatore di 57 anni, il velivolo si è schiantato su una pista da sci di Campo Felice. Poche parole stanno. Sembra una cosa giusta questa in Italia? Beh, assolutamente no. Lei lavora qui a Lilton? Lei lavora qui nell'albergo? Sì, io sto in albergo. Ma non lo conosceva, non la conosceva la vittima? No, non la conoscevo. Il governo, insomma, dovrebbe stare un po' più vicino alla situazione che si sta creando, insomma, là sopra. E poi, ecco, cioè, è stato proprio abbandonato tutto, insomma, come le case di legno che si dicono che dovevano arrivare e non sono arrivate. È uno schifo, insomma, ecco, parlandoci in parole povere. Tra le vittime, oltre Palanca, Metra, Roncavalieri, medici, infermieri e aiuti del soccorso alpino e un consigliere comunale della provincia dell'Aquila. I carabinieri si stanno ora occupando del recupero del registratore di volo per cercare di comprendere la dinamica dell'incidente. L'unica speranza che resta adesso nei cuori delle popolazioni coinvolte è che la terra e il maltempo diano tregua alle loro vite.